Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di come strutturare una scheda di soli fondamentali, quindi una scheda solo con il bilanciere. C'è chi per passione o per necessità, ad esempio chi si allena in home gym, una poca attrezzatura, che si allena solo col bilanciere. Quindi come strutturare una scheda di solo bilanciere? Ne parliamo oggi, dopo la sigla. Quali sono i fondamentali? Spesso si ritiene che siano squat, panca, stacco, però questo è sbagliato. È sbagliato perché squat, panca e stacco sono i tre big del powerlifting e c'è una bella differenza tra i tre big di una disciplina sportiva, i tre esercizi attorno a cui ruota una disciplina e gli esercizi che invece possiamo ritenere realmente fondamentali per la forza, per l'ipertrofia, eccetera. Come stabilire quali sono questi esercizi fondamentali? Per prima cosa, la divisione del corpo da utilizzare per capire quali esercizi siano fondamentali è sempre quella che lo divide in sei funzioni: spinta e tirata verticale, spinta e tirata orizzontale, squat, focus accosciata e movimenti hip dominant. E per ognuna di queste sei funzioni fondamentali ci sono una marea di esercizi fondamentali da poter utilizzare. Ad esempio, spinta orizzontale, abbiamo la panca, abbiamo le dip e ci aggiungo io anche tutte le varie forme di panca inclinata, fino a 45 gradi almeno. Poi da 45 gradi in più diventa spinte sopra la testa. Spinte sopra la testa, appunto, abbiamo lento avanti, lento seduto, panche inclinate da 45 in su, il push press. Nelle tirate abbiamo tutte le forme di rematore: rematore prono, supino, supino su panca, nel senso appoggiato, rematore Pendley, le trazioni con tutte le prese possibili, i movimenti di squat, squat, front squat, squat high bar, squat low bar, anche Zercher squat. E nei movimenti di hip dominant abbiamo tutti i tipi di stacco: stacco, stacco sumo, stacco rumeno, stacco gambe semitese e soprattutto anche l'hip thrust, che spesso è trascurato. Quindi tutto questo elencone perché? Perché le persone quando mi dicono io mi alleno solo coi fondamentali, poi però non fanno powerlifting e puntano sempre un po' all'ipertrofia. Quindi se puntiamo realmente a voler fare questi lavori in ottica power building, facciamoli bene. Come strutturare una scheda di soli fondamentali? Beh, la classica divisione che vi suggerisco è sempre la stessa. Facciamo una full body, anzi due full body, A, B. In una andiamo a fare spinta orizzontale, andiamo a fare squat dominant e tirata orizzontale. Nell'altra, B, andiamo a fare spinta e tirata verticale e un hip dominant. A, B da alternare nel corso delle settimane o nel corso delle sessioni settimanali, quindi se mi alleno tre volte farò A, B, A, se mi alleno quattro volte A, B, A, B, eccetera. Questo per quanto riguarda la divisione principale. Nel concreto, poi, quello che vi consiglio è di provare a variare gli esercizi. Quindi se andiamo a fare A, B, A, nel primo A, magari come spinta orizzontale ci metto panca, nel secondo magari ci metto dip, come tirata magari ci posso mettere il rematore con presa supina, nell'altro il rematore presa prona, se faccio squat nell'altro ci faccio front squat e così via nell'arco di tutte le schede che decido di fare. Quindi i fondamentali li posso fare con il solito rep range che io consiglio 3-5 serie per 5-8 ripetizioni, quindi c'è abbastanza margine di lavoro, può anche alzarsi il volume se vedete che lo reggete. Aggiungiamo un esercizio per le braccia, quindi può essere curl o french press da alternare nel corso delle settimane, considerando che anche il french press ad esempio si può fare in piedi, su panca inclinata, il curl si può fare con presa larga, presa stretta, presa a spalle, quindi presa inversa, quindi anche questo può variare molto. Quindi il fatto di avere solo un bilanciere, il fatto di dire mi alleno solo con i fondamentali, non deve essere una cosa limitante, perché come avete appena visto, il fatto di avere solo un bilanciere o per passione decidere di allenarsi solo con i fondamentali non è affatto limitante, vi permette di avere una scheda ben fatta, che varia e che colpisce soprattutto tutto il corpo in modo completo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero non si veda troppo che non sono in formissima. Se avete delle domande, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.